un poker e firme prestigiose. Quanto basta al Teramo per fare 6 su 6 in trasferta e continuare nel suo percorso netto, lontano da casa? E dire che il derby col Canistro alla vigilia presentava più di un'insidia, perché la squadra di Torti in casa ha costruito quasi per intero la sua classifica e perché davanti uno come Pozziello può far male sempre. Invece, dopo il doppio destro di Berardi che non trova la porta, il Teramo con un super Borrelli ancora titolare trova il vantaggio da piazzato già all'ottavo. Schema che libera la sponda di Bucchi per Valentini, ben appostato, e un gioco da ragazzi metterla dentro. La risposta rovetana, la girata al lato di Morelli, è un episodio, perché al 36esimo Borrelli sistema il mirino, il destro lascia nutricato immobile e regala lo 0-2 all'11 di Cappellacci, che è un brivido al ridosso dell'intervallo. Severini spara, Serraiocco non la tiene, ma la difesa teramana fa buona guardia. Il sinistro al lato di Bucchi, già al 50esimo, dà l'idea che la seconda frazione riserverà più di un'emozione, quella contrastante che prova Gerardo Masini. Dopo la rabona di domenica scorsa al 54esimo, apre il compasso del destro in ripartenza, batte il nutricato per lo 0-3, ma non esulta. Lui, l'ex tanto rimpianto in Valle Roveto e che anche ai tifosi canistrari aveva regalato stagione 2006-2007 la perla di un gol magico. Ma il Canistro di Torti è squadra storicamente tosta, che a soccombere senza reagire proprio non ci sta. E così è la svirgolata di Borrelli, che lo zampino lo mette in quasi tutte le marcature, a liberare il tap-in aereo di Di Matteo, a segno anche domenica scorsa all'Acqua Santiani di Trevento. Distanze che Borrelli, però, sempre lui, riporta immediatamente a 3. Punizione fotocopia rispetto alla prima frazione, la parabola lascia di nuovo nutricato Di Sasso e regala al Teramo l'1-4 e una doppietta da ricordare al centrocampista. Gara in ghiaccio e che Vitone, sinistro centrale, e Arcamone, neo entrato, proveranno ad infiammare ancora una volta senza riuscirci. Quello che resta sono i 3 punti che anche oggi Cappellacci si porta a casa dopo una trasferta. 18 su 18, difesa pressoché imperforabile e un allungo sull'Ancona sconfitta dalla Vispesaro che regala un più 4 in classifica. Per il Canistro amarezza, certo, è un calendario che prevede anche la trasferta al Del Conero domenica prossima, ma per il piccolo centro rovetano anche la certezza di avere nella faretra le frecce giuste per puntare alla salvezza.